Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui per farvi un altro primo impressioni manga perché quando avevo fatto il primo impressione di Levelumba Matsunaga Sam mi sono dimenticata che devo farla anche questo manga qui. Quindi non l'ho fatto e quindi appunto devo farne un altro video. Ale! Il manga in questione, come vedete dal titolo, è Skip Beat di Yoshiki Nakamura, edito dalla Magic Press per un costo lancio del primo volume di 2,90 euro. Ha la sua sovracoperta, ma non ha pagine a colori, quindi sotto è fatto così, in questa maniera. Il volume è abbastanza cicciotto. Quindi ci siamo. Così e così. Di che cosa parla questo manga? Questo manga, questo shoujo, parla di questa ragazza che segue il suo migliore amico, da come l'ho capita io, il suo migliore amico, in una grande città, in una grande metropoli, per stargli dietro. Cioè questo qua praticamente vuole sfondare il mondo dello spettacolo e lei fa la badante. E lei anche gli paga l'affitto, paga tutto quanto per in modo che appunto questo suo tizio di cui lei tra l'altro è innamorata persa possa sfondare e non si deve preoccupare di tutto il resto. Solo che la nostra protagonista a un certo punto viene a scoprire che il tizio, non mi ricordo assolutamente il nome, Shota, no, Sho, lei è Kyoko, Sho, Shota, Shotaro, non mi ricordo. In realtà la snobba altamente, anzi crede che lei sia tipo una sorta di parassita. Ok? E quindi lei decide di sfidarlo e di diventare lei celebrità prima che lo diventi lui. E questa è la trama iniziale del manga. Allora, mi da definire solamente una cosa. Questo manga è di una trashaggine assurda. È un vecchio comunque questo manga, ragazzi, perché è comunque. Allora, credo che attualmente si girino sui 46 volumi, se non vado errata. Attualmente in corso in Giappone. È di una trashata assurda. Mi ha fatto ridere tantissimo. Cioè, veramente. Questo è il nostro show e non si vede il nostro protagonista e lei è la nostra protagonista. I disegni sono un po' vecchio stampo. Guardate come, cioè, capite? Capite? Allora, che cosa pensi di questo fumetto? Mi è piaciuto, l'ho trovato molto divertente, ma attualmente non penso di continuarlo, o attualmente non lo continuerò proprio. Perché? In primis, pensavo mi piacesse molto di più rispetto a quello che mi è piaciuto effettivamente. Cioè, mi è piaciuto, mi ha divertito, però pensavo mi piacesse di più, diciamo così, non so, non so perché effettivamente, però non mi ha conquistato tantissimo. E in seconda cosa, al momento non so dove metterlo. Motivo semplicemente questo: il manga mi è piaciuto, ma attualmente non credo di continuerò a comprarlo perché proprio non ho lo spazio fisico dove infilarmi 50 volumi di manga, che sia di una sola serie. Io sto seguendo Yona, attualmente poi sto seguendo anche Living Room Matsunaga Sana. Io ho fatto una sorta di confronto tra i due. Tra i due, quale leggo? Quale continuo a comprare? Questo qui, perché innanzitutto mi è piaciuto tantissimo, i disegni mi sono piaciuti decisamente molto di più. Se non avete visto le prime impressioni, vi sto spoilerando tutto, ma chi se ne frega? Fantastica, proprio. Cioè, proprio, eh? Ed è solo di 11 volumi. Contro 50 volumi di un'opera i cui disegni mi sono piaciuti, ma insomma, e poi mi ha fatto ridere. Però
Però ho letto anche commenti di gente che andando avanti troppo stufava un po', diciamo, sembrava quasi che l'autrice allungasse sempre di più il brodo perché vedeva i sordini. Quindi attualmente non conto di, non penso di continuarlo, no, non lo continuo attualmente, anche perché ho diverse serie in corso, d'opera, quindi però sicuramente se cercate, lo dico chiaramente, se cercate un manga un po' trash, un po' anni 90, che vi faccia sbellicare le risate, questo è il manga che fa per voi. Punto, non ci sono altre cose. Per certi versi mi ha ricordato un po' Girls. Ma no, mi ha ricordato un po' Girls per certi versi, un po' come le determinate battute, situazioni che accadono. Mi ha ricordato un po' quel manga là. Se siete del genere, questo vi piacerà sicuramente. È un manga fatto apposta per voi. Preparatevi a 50 volumi di roba. Diventerà lungo quanto One Piece infinito. Spero di no, ovviamente. Spero di no per Fiore di Ciliegio, che so che segue questo fumetto. Quindi spero di no per lei. Ringrazio per avermelo consigliato, però purtroppo attualmente pensavo mi piacesse di più. Devo essere sincera, quindi mi dispiace. E niente ragazzi, per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, anche se ho praticamente bocciato quest'opera al momento. Spero che appunto questo video non vi sia dispiaciuto allora, e ci vediamo al prossimo video.